Ciao, benvenuti a tutti, benvenuti a una nuova puntata di iBusiness, il marketing prende quota, con me Simona Nodolo e Antonella Fossati che Ciao a oggi tutti. è qui con noi. Antonella, presentati tu, dai. Allora, io mi occupo di comunicazione, di marketing, di ufficio stampa, un po' di cose, diciamo. Ah, di stampa. Questa è un'ottima occasione per me per parlare di qualche cosa che non sia solo marketing e comunicazione, perché spesso le aziende, anche quelle della montagna, no? Quindi di Livigno, pensano che per comunicare sia sufficiente, non lo so, fare un'affissione oppure pagare uno spazio su una radio, mentre invece sulla stampa non ci pensa mai come faccio, no? Come fa una piccola impresa a far parlare di sé ai giornali? Ma diciamo che normalmente le aziende arrivano alla stampa di solito per parare un po' i colpi, quando qualcosa è andato male, qualche notizia è, diciamo, sfuggita dal controllo, no? Quando un po' noi parliamo di reputazione, quindi quando viene incrinata un po' l'immagine, no? Di un È albergo, di successo un qualcosa e quindi aiuto a correre i ripari. In realtà sarebbe l'ideale, insomma, prevenire invece che curare, no? Come si suol dire. Perché è bello, soprattutto se sei un'azienda, un albergo, una struttura comunque attiva, positiva, sì. no? Che fa tanto per il territorio e è ben riconosciuta anche dai suoi clienti, che parli anche un po' di sé, ma parli di sé e soprattutto faccia parlare di sé. E Ah, questo. quindi, scusa se ti interrompo, ma mi Dimmi. stai dicendo che un'impresa non dovrebbe solo parlare ad una via, cioè scrivere qualche notizia sul proprio sito, fare una newsletter, quindi essere sempre se stessa a parlare di quello che fa, come lo Ma fa. questo è molto importante, Simona, assolutamente. Diciamo che è un po' come se fosse la base, no? La base, diciamo, le fondamenta di una costruzione. Quindi io, azienda, sono attivo sul mio sito web, piuttosto che sui miei canali social. Sono attenta anche alle recensioni che vengono fatte su Quindi qualcun TripAdvisor. altro che parla di quello che faccio io, Esatto, non sono però solo. è più importante proprio che io stia attenta anche ai commenti. Su Facebook anche semplicemente, no? Quante volte pubblichiamo una foto di un'iniziativa, di un'attività, di E qualcuno un'escursione? commenta, c'è il terrore spesso, no? Esatto, perché molti sono positivi, però può succedere che ci sia un Chiaro. commento, una lamentela, magari anche pacata, però che insomma incrina un po' quell'immagine, no? Che uno vorrebbe sempre avere di sé, ben E questo di messo. solito viene preso un po' dalle aziende come, oddio, Eh cosa faccio? Lo sì. cancello, non lo cancello? Questo è il grande dilemma, no, a È un volte. grandissimo dilemma. In realtà cancellarlo è la cosa più sbagliata. L'importante è sempre essere presenti. Quindi abbiamo ricevuto un commento negativo, ci sta, perché con migliaia, soprattutto le strutture di Livigno lo sanno, migliaia di clienti che passano ogni Può stagione, succedere. può succedere, ci mancherebbe, è più che lecito. Però l'importante è rispondere, essere presente, quindi non dico giustificare, ma proprio magari spiegare, far capire che comunque l'azienda si farà carico di questo commento, di questa lamentela, Lamentela, no, che abbiamo certo. ricevuto e cercherà di migliorare. Questo poi rientra anche in una questione più legata all'attenzione al cliente, che poi ne avete già parlato, mi sembra, in Certo, qualche puntata. quello che vogliono. Esatto, no? Quindi è importante esserci e presentarsi però per quello che si è. Logicamente non bisogna neanche sparare grosso, passami il termine, però bisogna comunque far. Quindi neanche rispondere a volte, parlavamo con Roberto nelle scorse puntate delle emozioni, no? Quando magari c'è un cliente che ti scrive un commento su TripAdvisor piuttosto che sulla tua Paura pagina. Esatto, mai. io ho paura, questo magari usa delle parole un po' colorite, io gli rispondo altrettanto in modo No, colorito, ma abbassare i toni, come diceva Roberto, ok. assolutamente. No, no, il nostro, no, l'azienda dovrebbe comunque essere sempre Positiva. gentile, positiva e comunque appunto rispondere e capire le esigenze del cliente, ma nello stesso Ok, e modo. a parte i social, dovendo parlare magari di qualcosa, pensare più in grande, no? Perché a volte, ok, se sei una grande impresa, è quasi automatico che prima o poi nella tua vita sociale, diciamo, corporate, i giornali, la stampa nazionale, internazionale, locale parlerà di te, no? Ma se sei una piccola impresa, devi darla per persa questa avventura con la stampa o si può fare qualcosa? No, assolutamente no, anche perché quello che è importante in realtà è sì parlare di sé, ma soprattutto il far parlare di sé, e questo lo può fare chiunque, lo può fare la piccolissima
piccolissima impresa come la più grande. Quindi se io ho un piccolo albergo, come posso, no, suscitare l'attenzione dei giornalisti? Ma sicuramente, allora, prima di tutto dare una news, una novità, una notizia che sia interessante. Sia interessante per i nostri clienti, che sono a loro volta i clienti dei nostri giornali, no? Okay, che sia stampa certo, online, quotidiano, i nostri lettori. Per cui dobbiamo soprattutto interessare la stampa, i giornalisti, con delle notizie che possano interessare, non so, l'ampliamento di una struttura, una nuova spa, piuttosto che tante escursioni che organizzano, sia in estate che in inverno, anche qua a Livigno, certo, no? Certo. Quindi per far parlare di sé c'è tanto, molte volte le aziende hanno proprio paura di dire sì, ma cosa racconto? Invece fanno tantissime attività e quindi è giusto parlarne. A volte non credono, no, in quello che fanno, non credono. Pensano che di non fare niente di interessante. È vero? È vero, è vero. Ma in realtà io molto spesso proprio commento loro come, non so, in un albergo tutte le mattine prepari la colazione, ci metti la faccia con i tuoi clienti e lo fai già tutti i giorni e non lo puoi fare attraverso i giornali. Cioè, certo, è quasi un controsenso, no? Certo. Quindi no, certo, bisogna assolutamente, indipendentemente dalla grandezza, parlare di sé, ma raccontare ai giornali la propria novità e renderla così interessante che loro siano interessati a loro volta a pubblicarla, è un po' un gioco di parole, no? Certo. Però questa cosa è proprio fondamentale perché loro stessi siano così invogliati a scrivere di noi, della nostra struttura, della nostra novità. Magari collegato alla stampa, giusto per dare qualche consiglio in più a chi ci segue, no? Collegato alla stampa potrebbe esserci l'argomento degli eventi, no? Quindi delle occasioni. Sì. Non è un bel trucco, una bella occasione per interessare i giornalisti? Assolutamente, sì. Tanto più poi l'evento può anche incorporare magari altre attività, quindi aree diverse, no? Quindi magari non solo Livigno, certo, interessare magari un pochino più su tutta la Valtellina, piuttosto che a seconda poi appunto poi delle possibilità e dell'interesse dello stesso albergatore, adesso per faccio un esempio, l'evento è diciamo uno dei più notiziabili, diciamo noi, no? Dei più certo, interessanti per i giornalisti e quindi a loro volta per interessare i nostri lettori. Una cosa che magari tu puoi spiegarci molto bene, l'evento in sé può creare interesse sia prima, sia durante che anche dopo, no? Spesso e volentieri si cerca di si dà la notizia o solo prima o solo dopo che è avvenuto, no? Quindi a volte non ti è mai capitato? Sì, diciamo che di norma un buon ufficio stampa dovrebbe effettivamente cavalcare un po' tutto, diciamo, l'evento, che risulta magari più semplice anche da capire, come esempio. Il fatto di parlarne prima e di prospettare cosa succederà e il durante, quindi magari soprattutto con il web, i social, quindi ormai davvero anche i quotidiani online riescono in tempo reale, no, a darci notizie degli eventi, video e quant'altro, YouTube. E poi anche il dopo, perché il dopo ci dà tantissime informazioni. Il dopo addirittura forse è quello ancora più importante, perché ci permette di avere i numeri, di avere anche un commento, no, di chi certo, ha partecipato, e quindi anche in questo caso riusciamo ancora a far parlare gli altri di noi. Quindi la cosa, diciamo, più importante sicuramente comunicare, come ho detto prima, un po' il fondamenta, ma poi il fatto di riuscire a far parlare gli altri di noi acquisisce più importanza, come immagine, la nostra reputazione aumenta, rimaniamo un po' più credibili. Certo, se parlano gli altri è ovvio che parlare bene di se stessi uno può dire grazie. È facile. È facile, no? Soprattutto se stai vendendo o promuovendo te stesso. Assolutamente. Quando invece qualcun altro, no, che parla bene di te e soprattutto magari gli organi di stampa che hanno una reputazione di un certo livello, è chiaro che quello sì, che dici. Ok Antonella, abbiamo parlato di ufficio stampa, però forse vale la pena dire che cos'è, no, un ufficio stampa. Beh, certo, allora l'ufficio stampa è l'organizzatore base di un comunicato. Partiamo da dire una notizia, da dare una notizia, quindi da rendere, diciamo così, interessante quello che abbiamo da dire come struttura, e poi sulla base di appunto conoscenze, di noi le chiamiamo mailing list, no? Quindi tutta quella serie di giornali, cartacei, web, diamo la comunicazione, quindi li diramiamo, li comunichiamo a tutti i giornali, dopodiché crediamo ai giornalisti singolarmente, se hanno ritenuto importante, interessante questa rivista,
questa notizia e successivamente verifichiamo poi la pubblicazione. Quindi c'è tutto il lavoro pre, di, diciamo, di preparazione, quindi di costruzione della notizia. Quindi scrivo, l'agente dell'ufficio stampa si occupa di scrivere quella che è la notizia, la news. Sì. E di inviarlo ai giornalisti e assicurandosi poi che... Che questo però venga pubblicato, certo. Perché poi appunto il nocciolo non è tanto cosa scriviamo nella notizia, ma quanto in realtà la rendiamo interessante e ma quindi se pubblicabile. Se io sono una piccola impresa, perché così come ce l'hai descritto magari ci sembra, può sembrare una cosa, un lavoro immane, sicuramente lo è, o comunque un lavoro riservato alle grandi imprese, no? Ovvio che se mi chiamo Barilla tutto è possibile per me, no? Ma magari sono un piccolo albergatore, una piccola impresa, un nuovo negozio, un nuovo flagship store che apre qui a Livigno e devo interessare la stampa e quindi chi, cosa, come faccio, no, io che sono piccolo, a fare tutto questo lavoro? Ma allora, il fatto di essere piccoli non è importante, assolutamente. L'importante invece è comunque parlare di sé, perché indipendentemente dalla dimensione della struttura, quello che conta è la sostanza della nostra notizia, certo. L'importanza dell'evento che organizziamo, piuttosto che, non so, della nuova spa o della nuova struttura che abbiamo realizzato, no? Quindi ciò che è importante è proprio sviluppare, interessare e comunicare ai giornali questa notizia, questa novità. Poi saranno loro che per loro prassi e professionalità pubblicheranno, essendo dei giornali comunque in modo sopra partes, tutte le notizie che risulteranno interessanti per i loro lettori. Il gioco è proprio quello di riuscire a creare una notizia che sia così interessante per i lettori che venga pubblicata. Una cosa che magari di cui non abbiamo mai parlato, che invece può essere curiosa e utile a chi ha un'impresa anche qui a Livigno, è essere i primi magari a fare una cosa. Non è da sottovalutare, no? Perché questo sicuramente ti dà un vantaggio rispetto agli altri notevole, anche per quanto riguarda la stampa, così. Assolutamente, il fatto di poter dirsi, celarsi di questa nominia, essere il primo a aver sviluppato, organizzato un evento è sicuramente di grande prestigio, quindi ci permette di percorrere una via preferenziale tra le news che verranno pubblicate. L'importanza è proprio quella di riuscire a trovare quella sfumatura, quel taglio alla notizia che davvero la renda unica, che sia così importante e così singolare che debba per forza essere pubblicata, non può passare inosservata, no? Ok. Facendo magari un lavoro combinato sui social network, che magari è qualcosa di più vicino a chiunque, no? Chiunque ha una pagina su Facebook personale piuttosto che aziendale, magari a qualcun altro riesce più difficile capire come funziona i giornali. Si possono combinare le due cose secondo te e magari come suggeriresti di fare? Ma sicuramente noi lo facciamo praticamente sempre, nel senso che l'azione è coordinata, cioè tanto più comunichiamo su più canali differenti, tanto più la nostra notizia sarà importante, sarà letta dai nostri lettori. Quindi unire il web e i social a un'azione stampa ha sicuramente più peso, più valore che non un'azione diretta di social, anche perché, come dicevamo prima, il fatto che parlino i giornali di noi o ci siano dei commenti, no, sui social, su TripAdvisor o quant'altro, che facciano altri su di noi, sulla nostra struttura, ha sicuramente più valore rispetto al fatto che siamo solo, sono solo io che parlo di me, che dico quanto sono brava. Dai, allora Antonella, volendo chiudere, riassumendo questa bellissima puntata, cosa possiamo suggerire, no, ai nostri? Sicuramente comunicare ovunque, quindi come abbiamo detto prima, partiamo dalle basi, quindi social, web, però facciamo anche un passettino in più. Facciamo parlare anche gli altri di noi, facciamo parlare soprattutto i giornali, la stampa. È una cosa fattibile che possono fare tutti, anche le strutture più piccole. E abbiamo belle cose, facciamo tanti eventi, facciamo... Quindi crediamo in quello che facciamo, perché siamo bravi. Esatto. E non abbiamo paura neanche dei commenti
negativi, no? No, quello no, ma soprattutto diciamolo, diciamolo assolutamente. Ok, direi che per oggi è tutto, possiamo invitare i nostri telespettatori a seguire le prossime puntate su Tremo Teneve sui nostri social. Grazie, ciao, grazie. Ciao, ciao.